Nel mondo di GTA V è successa una catastrofe. Una tempesta di neve si è imbattuta su tutta la mappa, scatenando un'isteria di massa che ha portato le persone a cibarsi di altri umani. La colpa potrebbe essere del laboratorio chimico Human, il sito di ricerca segreto nascosto tra le montagne. Ragazzi, quest'oggi ci troviamo su GTA V in una condizione molto molto particolare. Quando ho aperto il gioco è successo il devasto, perché è iniziata una enorme tempesta di neve e il mondo si è riempito, ragazzi, di gente stranissima che cammina, sembrano quasi degli zombie e hanno in mano tipo un'accetta, dei coltelli. Guardate, se noi adesso scendiamo dal nostro veicolo, ho preso apposta una camionetta militare, guardate, ci avviciniamo e ci accoltellano, tentano di ucciderci, oh, oh! Vabbè, neanche così però. Ok, mi sono preparato un pochino di armi, magari prendiamo un attimino un fucile, devo recuperare un altro veicolo, ragazzi. Oddio, questa qua si sta facendo cattiva, eh. E sono anche abbastanza resistenti, anche abbastanza veloci, praticamente sono come dei predatori, evidentemente il freddo gli ha un pochino congelato il cervello, ragazzi, e sono tipo zombificati. Però questa cosa dovrebbe essere partita, diciamo, da un laboratorio. Non è una cosa che è successa casualmente. Adesso direi prendiamo questa Dodge, che mi sembra una macchina abbastanza veloce per quello che dobbiamo fare, e direi di girare un attimino per la mappa per capire. Eh no, togliamo la musica. Porco cane, no, il copyright! Vorrei girare un attimino per la mappa per capire evidentemente quanti ce ne sono. Come vedete, ragazzi, in alto ci sono degli elicotteri, degli aerei che stanno un pochino sorvegliando la zona. Però sono elicotteri aerei militari, perché di fatto di civili ce ne sono pochissimi, e se li incontriamo stanno probabilmente scappando con l'auto. Questi zombie, ci sono anche questi lupi in giro, ci sono anche questi cani, sono tipo dei lupi famelici. Non so da dove arrivi tutta questa roba, perché io sono entrato nel gioco, ragazzi, è successo veramente il devasto. Vorrei andare un attimino a controllare sulle colline, però ragazzi, più che gente è pieno di questi lupi, che ovviamente col freddo probabilmente prima vivevano sulle montagne. È arrivato il freddo e quindi hanno deciso di abbassarsi, diciamo, di quota. Mentre di gente, eccoli qua, guardate, stanno... Ma questa qua è gente normale, ragazzi, eh? O sono zombie? No, mi sa che stanno rapendo una ragazza. Gli zombie hanno rapito una ragazza, però ragazzi non possiamo assolutamente seguirli, perché potremmo metterci in pericolo noi. Come vedete è tutto completamente desolato. Quelli che non ci sono o sono scappati in qualche modo, li ha portati in salvo l'esercito. Non so nemmeno se a Fort Zancudo, che è diciamo l'area 51 di GTA, questa gente è lì al sicuro. Oppure gli altri che non troviamo sono stati o zombificati in qualche modo, sempre da questa tempesta, o sono stati uccisi da questi criminali, perché alla fine sono un po' dei criminali, sono delle persone che sono completamente impazzite, hanno preso le armi e cercano di cibarsi nel modo più semplice possibile, uccidendo gli altri giocatori. Guardate qua, qua c'è un ciclista, ma è... Oddio, mi sa che è uno zombie, ragazzi, eh. Sì, è uno zombie, guardate, era molto... Aveva la pelle un pochino putrefatta, poi l'ho sentito tossire. Mi sa che è uno zombie. Non so se questa malattia che hanno, più che altro, è infettiva. Perché il fatto che stiano tossendo significa che evidentemente questa, diciamo, epidemia zombie potrebbe essere una vera e propria malattia. Ma eccoli qua, guardate, qua ci sono degli assaltatori. Vedete, ragazzi, come sono vestiti? Hanno tutte le braccia completamente bucate. Finora non ci stanno dando fastidio perché siamo all'interno della macchina e in teoria... No, guardate, questo qui si è accorto. Ok, meglio sparargli per essere sicuri. Guardate, ci stanno attaccando. Quando ci vedono, ragazzi, diventano ostili. Hanno tutti i vestiti strappati perché sono completamente andati fuori di testa. Alcuni stanno camminando senza sosta, altri invece stanno andando qui sotto verso il fiume, magari per prendere un po' d'acqua. Ma ragazzi, qua ce ne sono veramente tanti. E ci stiamo avvicinando, infatti, a Fort Zancudo. Quindi direi, andiamo a vedere effettivamente se ci sono questi civili che sono ancora vivi. Porco cane, uno l'ho sderenato proprio cattivissimo. Però vedete, ragazzi, qui vicino nei paraggi di Fort Zancudo ce ne sono tantissimi. Probabilmente perché sanno che nella base militare ci sono o ci potrebbero essere dei civili. Lì c'è pure un'auto,
Però non so se è guidata da uno zombie. Proviamo un attimino a seguirla. Vediamo. No, sta correndo fortissimo, eh. Non capisco. Il fatto che stia correndo così forte mi sa che è un civile. Allora, in teoria, anche se entriamo a Fort Zancudo con quest'auto, non dovrebbero esserci problemi, perché i militari penso che siano impegnati a fare altro. Anche le gallerie sono totalmente buie, eh. Mi sa che c'è tra l'altro un blackout proprio totale. Potrebbe essere, ragazzi, perché con questa tempesta o i cavi si sono... Guardate, guardate, sento un elicottero. Vedete, quello lì è un elicottero militare. Significa che i militari stanno indagando su quello che sta succedendo. Quindi qui dentro potrebbero esserci dei civili. Qui dentro però vedo che ci sono solamente dei lupi, ma non ci sono civili e tantomeno zombie. Ok, guardate, qua ci sono dei militari che stanno camminando. In teoria non ci danno neanche troppo fastidio, cioè non ci guardano nemmeno, perché hanno visto che noi siamo dei civili. Oddio, guardate come siamo scesi dalla macchina. Il cane ha cercato subito di assaltarci, eh. A questo punto, ragazzi, abbiamo esplorato abbastanza. Direi di andare nel punto dove vi volevo portare, ovvero qui, il laboratorio Human. In teoria, da qui dovrebbe essere partito tutto quanto l'assalto. Lo Human, per chi non lo conoscesse, è uno dei laboratori segreti di GTA 5. All'interno dello Human, in teoria, possono essere fatti degli esperimenti, anche con dei virus. È probabile che magari stavano facendo degli esperimenti, non lo so, sul tempo atmosferico, non si può sapere. Alcune leggende di GTA dicono addirittura che al suo interno ci possano essere anche delle uova aliene. E forse da lì, ragazzi, potrebbe essere scappato un qualcosa che ha infettato la popolazione. Oppure potrebbe esserci stato casino con qualche apparecchio che condiziona il tempo, non lo so. Oddio, c'è un tizio legato, c'è un tizio legato, vogliono farlo fuori. Voglio salvarlo in qualche modo. Uccidiamo tutti questi zombie intorno. Questo qui mi sa che l'hanno legato, ma... Perché sei in mutande, zio? Lì c'è anche un altro zombie. No, mi dispiace, non posso farti... No, no, non salire, eh. Ok, ragazzi, l'ho slegato, ma non potevo farlo salire, perché altrimenti, che ne sai, magari si zombifica anche lui e cerca di mangiarci. Ok, ragazzi, sono riuscito a recuperare un elicottero, che tra l'altro è anche un elicottero militare, così possiamo arrivare un pochino più in fretta. Ok, allora, per entrare, ragazzi, come vedete qui non ci sono degli zombie, e non ne capisco in realtà molto bene il motivo. Ragazzi, direi che possiamo buttarci. In teoria ci salviamo, non dovremmo morire. Ok, adesso, in teoria qui da qualche parte, qui ragazzi, se mi ricordo bene, dovrebbe esserci l'entrata verso il laboratorio. Ecco, guardate qui ragazzi, c'è una grata. In teoria, passando da qui, però per entrare ragazzi l'unico modo che abbiamo è utilizzare il teletrasporto. Per entrare ragazzi devo per forza usarlo. Ecco qui, in teoria adesso sono all'interno e continuando a nuotare magari riesco a prendere la torcia. No, la torcia non la posso prendere, però posso tenere in mano un coltello. Adesso noi ragazzi stiamo percorrendo le fognature di questo Human Laboratory. Come vedete anche dalla minimappa ci stiamo sempre di più avvicinando. Eccoci qua ragazzi, siamo nella vasca, diciamo, delle fognature. Infatti in questo momento ragazzi io mi sto sentendo malissimo e in teoria non si dovrebbe vedere assolutamente nulla. Cioè noi saliamo le scale, però qui dentro c'è un buio allucinante. Però forse con una torcia... Ok ragazzi, come vedete sono riuscito ad accendere la torcia. Noi adesso siamo arrivati da qui. Se la spengo, come vedete, non si dovrebbe vedere nulla in teoria. Adesso non so se da questa porta... Ok, sì, possiamo entrare. Come vedete ragazzi, è tutto completamente abbandonato. A meno di, diciamo, questo fumo che fuoriesce da questo condotto. Però ragazzi, qui intorno, come vedete dalla minimappa, c'è della gente. Cioè almeno sembrerebbero esserci dietro queste porte. Questo qui ragazzi è un ascensore, ma dietro queste porte, proprio qui dietro, sembrerebbe esserci un cadavere, un qualcosa. Ok, possiamo entrare anche nell'ascensore, però mi sa che non possiamo salire nei piani successivi. No ragazzi, purtroppo lì e qui non mi fa entrare. Proviamo questa porta. No, non si apre. Sembrerebbe essere tutto completamente chiuso. Non lo so ragazzi, questo mistero si infittisce fin troppo per i miei gusti. Però direi che, visto che siamo bloccati qui,
Per questa volta ci fermiamo. Lasciate mi piace e iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto. In descrizione trovate tutti i link di Instagram, di Telegram, delle donazioni, di TikTok, tutto quanto. E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata e ciao a tutti.